Questa sera è una serata particolare, una puntata particolare, vi racconteremo una storia dura, una storia che merita di essere raccontata dalla protagonista che di professione fa la escort, ma è un racconto molto forte, per cui cercheremo di entrare ovviamente in punta di piedi con tutta l'educazione in casa vostra per scoprire un po' di più cosa si nasconde dietro una vita di grandi sacrifici, di paure e non solo. Tra un istante a tutti in carrozza. Ma il vecchio dov'è? Un programma offerto da Edil One. Koffer. Un binario, tante parole, un pizzico di allegria, leggerezza quanto basta. A tutti in carrozza si va, la vita che ci invita. Sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Ginzù, gingiù, ginzù. E il capotreno, molla quel freno, vogliamo partire, fischia dai. La nostra vita mai è esaurita, è come un treno in corsa che fa ginzù, gingiù, ginzù. Tutti in carrozza si parla, buonasera, benvenuti. Come vedete è un posto desolatamente vuoto, il nostro Francesco in altre faccende affaccendate, anche perché questa è una puntata un po' particolare. Vi abbiamo in questi 2 anni raccontato tante storie, storie legate, non so, ad una professione, storie legate ad un personaggio, personaggi famosi, meno famosi, chi lo diventerà. Quello di quest'oggi è un viaggio in cui vogliamo raccontarvi una storia e io ringrazio molto la nostra ospite perché abbiamo veramente faticato tanto. Faccio una premessa, ricordate le 2 puntate con Aaron il Gigolò? Ecco, ci addentrammo un po' in quel mondo, non con l'idea pruriginosa di chiedere chissà quali particolari, ma per conoscere un po' più dal di dentro e non con la solita retorica, quel mondo lì. Volevamo un alter ego femminile, abbiamo cercato nel tempo tante escort che potessero raccontarci il loro mondo e abbiamo fatto una fatica bestia, fino al giorno in cui finalmente abbiamo trovato Laura, che saluto e ringrazio. Laura, buongiorno Laura. Buongiorno. E benvenuti. Ovviamente per una questione di privacy vedrete Laura celata, schermata, e nella voce e nel viso, perché insomma è il minimo che potevamo assicurarle. Laura, l'intento di questa nostra passeggiata, ci incontriamo sul millimetro come una mattinata qualsiasi, e sono un po' domande in libertà. Intanto, dicevo, raccontiamo una storia, la tua storia. Tu arrivi dal Brasile quando avevi 18 anni. Sì. È una storia comune a tante altre, con la promessa di fare un lavoro straordinario. Eri e sei una bella donna, per cui non avresti avuto difficoltà a trovare la tua collocazione in Italia. Lasci il Brasile perché la qualità della vita, immagino, lì in Brasile non giustificava la tua permanenza. Arrivi in Italia piena di speranze a 18 anni, bella, e poi cosa succede? Bella fresca. E cosa succede? Succede che, come tutte le storie, ci invitano a venire in Italia per solita storia. Vieni a fare la cameriera, vieni a fare la donna di polizia, la badante. E invece in quel giorno è stato, secondo me, il più incubo della mia vita, perché nell'8 di ottobre del 1997 io scendo all'aeroporto Fiumicino, na quale vado portata direttamente a un albergo alla stazione centrale di Roma, na quale mi lasciano le 2 o 3 ore, qualcuno mi prende il mio passaporto e mi dice a me che tra un po' dobbiamo uscire, na quale dopo 2 ore io mi trovo nella strada di Leur. Immaginiamo un attimo la scena, no? Cioè una ragazzina di 18 anni che lascia a casa gli affetti, parenti, amici, eccetera. Pensate il passaggio che c'è tra la discesa di questa scaletta dell'aereo con un mondo da conquistare. Vedi Roma, bellissima, ma non sai che ti accadrà. E in 10 minuti praticamente capisci che cambia la mia vita. E come cambia la tua vita? Cambia la mia vita in senso...
è una mia amica del Brasile che mi ha portato qua, na qual è sta mia amica, dicevami che in Brasile quando stavamo qui andavamo a fare la badante e cosa, e quando siamo arrivati che noi abbiamo fermato in questo albergo che era proprio il centro di Roma, la stazione Termini, dopo due ore mi porta proprio alla strada vicino all'Eura dove c'è il fungo e mi mette lì a batte e dice a me, in quegli anni io avevo solo 18 anni, e mi dice per me, guarda, ti devi dire che ti chiami Laura perché certamente ho un altro nome vero, e mi contestano il nome di Laura e io da quel giorno comincio a prostituirmi in quella strada. Non potevi scegliere di fare niente di diverso? No, perché c'è un accordo di 20 milioni di lira, perché nell'anno che sono arrivata in Italia ancora non avevamo l'euro, perciò io dovevo pagare un debito di 20 milioni di lire per questa persona, e sta persona mi tratteneva il mio passaporto almeno per 3 mesi fino a che io saldavo il debito, perché come di normale c'era un accordo, si pagava anche in quello tempo, si pagava un piso per la strada sui 50.000 lire per qualcuno dietro, che erano i trans che comandavano la strada, perciò è un contesto che non sai parlare la lingua, non sai cavartela da te. Però tu in quel momento non hai scelta e decidi. Poi c'è anche quello lato da dire che ti metti lì in quello marciapiede, cominci a salire, entri in una macchina, cominci a vedere anche un po' economicamente, perché chi ti fai 1 milione di lire in 2, 3 ore, 4 ore? C'è anche quello contesto da dire, perché cominci a prostituire, vedi i soldi e tu hai bisogno dei soldi perché devi pagare 20.000, perciò più lavora prima paghi, c'è anche quello da dire. Domanda, io sì. Cerco di interpretare anche un po' il pensiero di chi ci guarda, no? Certo. Ho capito la condizione, non potevi fare niente di diverso. No. Arrivato in Italia dovevi prostituirti per ridare questi 20 milioni di euro. Sì, anche per fare i soldi per la mia però vita. Dico, sì. Però dico, infatti ci stai arrivando. A quel punto, una volta saldato il debito, sì, c'è stato un momento in cui avresti potuto fare qualcosa di diverso piuttosto che continuare su quella strada? O poi ti sei abituata no, ai soldi? No, non è un discorso di abituarsi ai soldi. Considera che quando vieni dal tuo paese, partiamo già dal presupposto che non sei regolare in Italia, sei clandestina. Quindi essendo clandestina tu non hai possibilità di trovare un lavoro, di essere regolare, di avere altre possibilità. E poi è normale, non sapendo parlare la lingua, che ti dà l'opportunità? E anche tu puoi capire che stando in quella strada hai paura. Hai paura anche di dire a qualcuno che sei clandestina, che non sei regolare, che non sei dentro un contesto dentro d'Italia, perché hai paura di un rimpatrio, di un qualcuno che apre la bocca. Hai paura, paura in tutto quello. Questo concetto qui, la paura, no? Sì. Noi abbiamo fatto un piccolo briefing anche per certo, conoscerci certo, un pochino a Pian di Massiano. E tu mi dicevi proprio che la paura è la nemica numero uno, ovviamente. Sicuro. Per molti aspetti. Da quel momento, quando cambia la tua vita e quindi capisci quale sarà poi il proseguo della tua vita, cioè praticamente nasce in te quasi un'altra donna, no? Sicuro. Cioè quella che affronta la strada, quello che è nata in me, decide di non aver paura, sì, di affrontare le cose. E apro e chiudo una parentesi, perché siamo ovviamente su un terreno molto sdrucciolevole. La signora Laura è molto conosciuta dentro di Perugia. Dentro Perugia. Sì. E nel racconto che mi ha fatto, è un racconto fatto di cose anche molto, diciamo, pesanti, forti e pesanti. Certo. E appartengono, ecco, a questa parte di te, che è quella donna dura, che sì, ha vinto la paura rischiando in proprio. La e quindi, ecco, che cosa succede? Lasciamo quella ragazzina di 18 anni, quindi decidi. O sei costretta a decidere che la tua vita sarà quella. Sì. Cosa succede da quel momento in poi? Qual è stato il percorso che hai fatto? Il percorso mio è stato, decido di venire via da Roma e dopo che ho finito di pagare il debito con la ragazza vengo a vivere a Perugia, nella quale io mi metto nelle strade di Perugia e comincio a combattere quei trans, le prostitute, i paponi, tutto il contesto, anche la polizia, perché c'è solo combattere non significa soltanto combattere, significa proprio battersi con le mani. Guarda, battersi con le mani viene di conseguenza, perché la gente è prepotente, le persone vogliono comandare le strade dove tu si prostituisci, vogliono sempre chiederti pisso, vogliono sempre dentro le case di appuntamento comandare, farti lavorare e sfruttare per loro, però
io in quegli anni, 19 anni, 20 anni, io divento un pochino ribelle, diciamo così, na quale comincio un po' dentro di Perugia a imporre un po' la prepotenza e comincio a diventare una ragazzetta un po' ribelle. Quindi difficile da gestire. Sì, difficile da gestire, o io o loro, perché nella strada comandano, i trans ti minano, ti prendono i soldi, vengono, non ti fanno salire sulle macchine con i clienti hanno paura, picchiano i clienti, spaccano le macchine, fanno un po' un contesto così, fino a che io, Laura, non ho preso un po' un atteggiamento un po' diverso, che ho cominciato un po' comandare la strada, spaccare la testa dei trans, prendere i bastoni e venire in strada. Allora lì la polizia perugina è diventata un po' una cosa nel mio confronto, e scherzavano e mi chiamavano anche di Tomb Raider perché io venivo e spaccavo il culo di tutti. Ecco, diciamolo proprio in brasiliano l'abbiamo detto. No, cioè. È quello. E quindi è una vita o io o te. O i trans o io, o un paponi, i slavi, i albanesi, come tante volte vengono in strada, ti minacciano con pistola e cose. Io prendo i bastoni, una massa da baseball, vo addosso alle macchine, alla testa di loro, spacco la testa. Dopo vo a finire in questura. Dopo finisco in questura perché è normale. Però, essendo una ragazza anche documentata in Italia, perché io ho documenti regolari, dopo di un anno proprio in seguito io mi sono regolarizzata in Italia, mi sono sposata con italiano e io mi sono regolarizzata. Ma immaginavi quella ragazza di 18 anni, sì. Dico, dal tuo racconto invece di sì. Oggi, cioè immaginavi di avere questa forza, questa capacità di affrontare? No, perché avevo molta paura, però o io rischio, la mia paura è stata la mia vincita, perché credo che anche tu affrontare queste persone e cominciare tutti i giorni, tu già scendi con quel contesto. Io oggi vado a prostituirmi, oggi vado a lavorare, ma c'ho 10 trans che comanda la strada, c'ho 10 albanesi che passa. Prima di andare io prendo un bastone e te la do in testa. È così. Ecco, questa immagine leggiadra, noi ci fermiamo un istante, è vero, prendiamo un caffè che ho bisogno di rilassarmi e poi torniamo per l'ultimo tratto. Gesù, Gesù, Gesù. All right. Il luogo dove entrerai, camminerai e vivrai va prima pensato e poi creato. Edilone è il partner perfetto per rendere concreta l'idea dei tuoi ambienti. Per realizzare i tuoi progetti basta un quinto del tuo stipendio o della tua pensione. Rivolgiti a Cofer, lo specialista della cessione del quinto. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia, ho superato i limiti per dare valore alle imprese e accendere i sogni di chi mi sta vicino. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Extra, energia al futuro. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io suono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io. Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Palladium Aspiri. Se vuoi il meglio, affidati ai numeri 1. Anch'io mi affido ai migliori. Per la revisione della mia auto, mi affido a Consauto.
Gesù di giù Gesù. All right. Tutti in carrozza si parla, ancora benvenuti su Umbria TV, ancora buonasera e ancora benvenuta la nostra Laura, la nostra escort che ha deciso di fare questo viaggio con noi. Ci siamo lasciati con questa immagine quasi da Cappuccetto Rosso, così delicata, che va per strada a, come dire, farsi, a guadagnare il rispetto. A guadagnare il rispetto. Perché se in strada non guadagni il rispetto, rischi di perdere anche la tua vita. Una delle cose che mi hanno molto colpito nel nostro piccolo briefing che abbiamo avuto a Pian di Massiano è mi dicevi che hai una esperienza abbastanza lunga per l'intero stivale, no? Per tutta l'Italia. Sì. E le stime che mi facevi in riferimento a Perugia in modo particolare mi hanno lasciato un pochino allibito, nel senso che io pensavo una città piccolina dove insomma tutto abbastanza circoscritto avesse dei problemi in scala minore rispetto, non so, a Napoli, a Milano. Secondo me, visto che io ho girato molte città in Italia, io sono andata anche su altri paesi fuori a lavorare, ok? E quello che io ho visto in Perugia, perché Perugia sembra una città piccola, che non c'è tante cose, invece Perugia è una grande città di prostituzioni. Anche per quanto riguarda in questo contesto nostro, ancora esiste molti trans per la strada, molte case di appuntamento, e ancora tanta prostituzione in giro, purtroppo ancora le ragazze sotto i papponi, che lo chiamate proprio a subire un po' tutta questa situazione, e ancora c'è tanto. A Perugia c'è un contesto della prostituzione molto grande, forse magari le persone un po' tampona la società e non si vede tutte queste cose, però esiste tanto. E la prostituzione va a braccetto con la droga. Sicuro, e in tutto quello, guarda, dove c'è una prostituta c'è sempre una casa di appuntamento, dove c'è una casa di appuntamento o una escort che va in un albergo richiamata, certamente il 99% dei nostri clienti frequentando assiduo sono persone un po' diciamo drogate, tutti quanti sono persone che, se non c'è la cocaina del mezzo per venire dentro una casa di una prostituta, la maggioranza se viene per chiudere in quell'ambiente 3 ore, 4 ore, 5 ore, una notte, quello che sia, però con noi c'è sempre la droga. Ci raccontava Aaron il Gigolò in una delle puntate che addirittura con molte donne che lo chiamavano sì. Non era detto che si finisse a letto, cioè il sesso veniva addirittura... Sì, è vero questa cosa, e la maggioranza dei clienti che entrano dentro nella tua casa, diciamo 1% è l'uomo tradizionale che viene veramente per fare sesso, altri uomini no, vengono dentro a casa tua per drogarsi, e a volte anche per il contesto come una dominazione, e un sadomasochismo, e delle cose un po' più particolari nel mondo della prostituzione. Ed è vero che poi, diciamo, nell'esasperazione del concetto sono proprio gli insospettabili, quelli che tu non diresti mai, sì, che poi trasgrediscono. È vero, le persone che più trasgrediscono sono le persone più importanti di una città. Ovviamente io non farei né nomi. No, ci mancherebbe, manco io, però sapete voi che sono le persone più degli enti statali, le persone un po' del mondo più particolari, quelli che hanno più soldi. Loro vivono un po' nascosti, drogati e a puttane. È così, è proprio quello. Voglio farti una domanda, forse sì, un po' banale, sì, ma mi viene e te la faccio, non perché tu meriti domande banali. Sono qua per quello. Che concetto hai degli uomini? Cosa vedo io oggi nei uomini? Anche se io sono oggi una donna sposata, io sono sposata e ho anche dei figli, però purtroppo quello che io ho visto nel mondo della prostituzione, quello che io ho visto nel contesto di quella vita, veramente è una cosa da schifo. E le persone, quella che mi domando a volte, come fai a tornare a casa tua e stare vicino alla tua moglie e ai tuoi bambini dopo che sei fatta delle peggio merda dentro una casa di una prostituta?
quindi ad occhio e croce non mi pare che tu abbia, ovvero un... No, la mia idea di quelli sono solo delle persone schifose, perché veramente fanno schifo. Quando hai fatto la prima volta l'amore, non mi riferisco all'atto in sé per sé, ma quando hai fatto l'amore. Avevo 14 anni e sono diventata mamma un anno dopo. Oggi ho anche un altro figlio da 27 anni. E quando è che poi, dopo il percorso che hai fatto, hai rifatto? Dopo 4 anni. Dopo 4 anni del primo figlio, io sono venuta già in Italia con questa mia amica. Io avevo appena finito i 18 anni, quasi 19. Avevo. Quando io sono venuta proprio in Italia a prostituirmi. Fuori dalla retorica, fuori dai luoghi comuni, eccetera, se tu avessi la possibilità, visto anche questa tua profonda conoscenza del tessuto sociale perugino e non solo, vista la tua conoscenza proprio materialmente, se avessi un ruolo di responsabilità governativo, perché poi tanto se ne parla, ma nulla si fa, partendo dalla tua esperienza, le prime due o tre cose che faresti? Quello è una bella domanda, perché se ero io qualcuno del governo, un ruolo come dici te è importante. Una delle cose più che mi occuperei nella vita è anche occupare un po' di queste persone che hanno tanti di questi problemi, che vengono dagli altri paesi e purtroppo arrivano qui con l'inganno. Perciò io mi occuperei un po' di tutte queste ragazze e mi occuperei un po' più delle situazioni, come regolarizzare anche questa cosa, la prostituzione, perché purtroppo, tu lo sai, una prostituta non paga tassa, non paga le cose per il governo, no? Però io, dal mio mondo, da come lo vedo, già che uno sceglie di fare queste cose, a meno essere regolare per pagarsi un INPS per la sua vecchiaia, avere un qualcosa che sia di concreto, perché io la regolarizzerei, perché purtroppo il mondo gira intorno a quello e uomini andranno sempre a prostitute. Non a caso è il mestiere, diciamo, più antico del mondo. Ci fermiamo, una piccola pausa e poi torniamo ancora con Laura. Gesù, Gesù, Gesù. La concessionaria Biselli è lieta di darvi il cordiale benvenuto nel fantastico mondo di Jaguar e Land Rover. Vi aspettiamo nel nostro showroom per vivere concretamente l'esperienza, l'avventura, l'eleganza e il prestigio di Jaguar e Land Rover. La nostra officina vi aspetta per prendersi cura della vostra auto in via Morettini 41A a Perugia. Biselli, dal 1961 in Umbria. Biselli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Forti Infissi, eccellenza italiana nei serramenti, produce finestre in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e processi di ultima generazione, nasce un'eccellenza di serramenti che entra nelle case di tutta Italia. Finestre di altissima qualità, create nel rispetto degli standard italiani per garantire i massimi livelli di comfort abitativo, design e risparmio energetico. Oggi con il 50% di incentivo fiscale. Vieni a vedere i prodotti Forti Infissi nello showroom di Perugia, presso Vantaggio Casa in via Sandro Penna 39 e in quello di Foligno, presso Abita, in via Cesare Battisti 85. Il luogo dove entrerai, camminerai e vivrai va prima pensato e poi creato. Edilone è il partner perfetto per rendere concreta l'idea dei tuoi ambienti. Per realizzare i tuoi progetti basta un quinto del tuo stipendio o della tua pensione. Rivolgiti a Cofer, lo specialista della cessione del quinto. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti per dare valore alle imprese e accendere i sogni di chi mi sta vicino. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Extra, energia al futuro. Io suono il pianoforte. Io la chitarra. Io canto. Io il pianoforte. Io il violino. Io la fisarmonica. Io il pianoforte. Io la chitarra. Io il pianoforte. Io il violoncello. Io canto. Io il sax. Io il pianoforte. Io faccio il DJ. Io suono il pianoforte. Loro hanno già scelto, tu cosa aspetti? Iscriviti alla mia accademia, il primo mese te lo offro io.
Professionalità, serietà e passione da noi non sono un'eccezione. Valerio Mastini! Cara Laura, siamo nell'ultimo tratto in questo splendido pomeriggio di sole. Ricorda il tuo Brasile. Quando ci torni in Brasile, se ci torni? Sono già 23 anni che non ci vado. Più per una scelta di vita, perché stando qui a Perugia, essendo sposata, sai, c'ho il contesto dei figli, le scuole, il periodo, perciò non mi posso permettere. E poi oggi non mi prostituisco, non guadagno tanto soldi come una volta. E oggi sono una donna normale, e oggi fo la barista. Anche prima eri una donna normale. Sì, però normale, diciamo, reintegrata a una società. Reintegrata oggi a una società, una volta ti può permettere a spendere 2000 euro al giorno. Oggi no, oggi tu devi fare 1000 euro al mese e se ti basta, perché bisogna lavorare, bisogna un po' il cambiamento e la scelta di cambiare la vita ti cambia anche tante cose. Voi immaginate che il percorso di vita di Laura è così pieno, denso, pregno di episodi, di particolari, di racconti, che una sola puntata potrebbe non bastare. E infatti ti chiediamo la disponibilità di poterti incontrare ancora, magari per un altro viaggio insieme, dove magari potremo toccare anche altri argomenti. Ma se ti dico futuro, cosa pensi? Il futuro cosa penso? Penso oggi che sono una donna da 42 anni, io oggi vedo... E questa mi pare che sia la cosa più bella. Piange, non so se si può vedere dalla schermatura, da giustizia alla tua umanità. Vedo una vita migliore e voglio una giustizia per tutto quello. Perché le persone non possono capire fino a che uno non apre questo contesto. Io ti abbraccio e ti saluto, Gart. Grazie Laura davvero. Grazie a voi, tutti in carrozza si parla. Tutti in carrozza si va. La vita che ci invita. Sali, mettiti vicino al finestrino, curiosando come un bimbo canterino. Gin su, gin giù, gin su.